Per la 28ª giornata del campionato di eccellenza a Girone B, al Goffredo del Buffa arriva la Baldaccio Bruni di mister Benedetti, formazione che è a 8 lunghezze dal Valdarno Football Club, che è quindi salva ma che potrebbe ancora pensare di raggiungere i playoff. Valdarno Football Club a sua volta già salvo da 2 giornate, ma che cerca di trovare la posizione migliore proprio in un eventuale scontro playoff. Molte le assenze per la Valdarno Football Club, a partire da Alterini che già da domenica scorsa non ha più coperto la porta del giallo azzurri, e poi c'è Castellani con un infortunio, ci auguriamo che possa essere recuperato il prima possibile. Pavani con la pausa potrebbe rientrare già dalla partita contro la Lastrigiana, e poi Bigeschi squalificato. Tante quindi le assenze per mister Robbiati che lo costringono a inserire molti ragazzi. Anche Baldaccio Bruni con assenze, tra i pali per esempio non c'è Giovagnoli che rientra comunque in panchina dopo un lungo infortunio, e poi tanti infortuni già da inizio campionato che condizionano la stagione dei biancoverdi di Anghiari. Arbitra l'incontro il signor Alessio Serra, coadiuvato dai signori Francesco Boccolino di Prato e dal signor Stefano Gioffredi di Lucca, con un terreno di gioco non in perfetto stato, appesantito dalla copiosa pioggia arrivata nei giorni precedenti alla gara. Ma al 6° minuto è la Baldaccio Bruni a farsi pericolosa con il cross e conclusione di De Carlo che attraversa tutta l'area. Al 9° minuto la Valdarno Football Club, Mecocci che ci prova da fuori, sinistro che finisce alla destra del portiere che controlla. Al 14° minuto Valdarno Football Club ancora con Mecocci che prova a sorprendere Piccini che si stende e mette in angolo. Al 25° minuto, su una buona ripartenza, Mirante trova Mencagli in buona posizione che scarica il destro fuori dallo specchio. Al 27° minuto, su un errore della retroguardia del Valdarno Football Club, Terzi riesce a servire Rufini e che si libera e va al tiro di destro, ma Oleastro salva incredibilmente. Al 32° minuto Travaglini cerca il secondo palo con un tiro cross che addirittura colpisce il legno. Finisce sullo 0-0 il primo tempo, ripresa con formazioni invariate, senza che non trascorra nemmeno un minuto. Manelli dà un pallone prezioso a Mencagli che non sbaglia il vantaggio, 1-0. Gara che cambia nettamente dopo il gol, con la Baldaccio Bruni che si butta a capofitto per cercare di recuperare lo svantaggio, ma al 3° minuto è ancora la formazione di mister Anselmo Robbiati con Mencagli che fa da sponda per Barbero, ma il capitano del Valdarno Football Club trova Piccini a negargli il raddoppio, con poi Mencagli che ci riprova e la sua ribattuta sulla ribattuta corta ma mette fuori. Al 23° minuto Baldaccio Bruni con seno troppo solo va alla conclusione da 2 passi, ma Bega si oppone e salva la porta giallo-azzurra. 29° minuto, preme moltissimo la formazione di mister Benedetti, Quadroni dalla sinistra trova la testa di Terzi che mette in rete, ma che sente il fischio che annulla per segnalazione del secondo assistente Gioffredi per posizione irregolare del numero 9 biancoverde. Al 34° minuto si rivede il Valdarno Football Club, schema 1-2 con Barbero che va al tiro, sfera che sfiora il palo alla destra di Piccini. Al 38° minuto Poponcini sfrutta una dormita difensiva sul calcio di punizione che realizza il pareggio, 1-1. Al 42° minuto, rigore o punizione, il direttore di gara decide con un po' di esitazioni di concedere la punizione a favore del Valdarno Football Club. Probabilmente segnalato il fuorigioco di Quadroni sul lancio dalle retroguardie. 4 minuti di recupero non cambiano il risultato, finisce con un pareggio giusto per i due tempi visti da parte delle due formazioni. Un Valdarno Football Club molto condizionato dalla presenza in campo di molti ragazzi addirittura del 2000 e del 2001, ma che hanno dato vita a una partita molto grintosa. Una Baldaccio Bruni che è stata vogliosa di recuperare lo svantaggio e che forse alla fine poteva anche ottenere qualche cosa di più. E adesso 2 settimane di pausa serviranno per recuperare gli infortunati per la Valdarno Football Club e forse anche per la Baldaccio Bruni, in attesa della gara che verrà disputata alla Strassegna per la Valdarno Football Club e a Bucine per la Baldaccio Bruni, e poi si concluderà per il Valdarno Football Club con la gara casalinga contro la Sestese. Mentre Baldaccio Bruni per l'ultima giornata del campionato regolare ospiterà l'Aglianese, probabilmente all'ultima giornata già vincitrice del campionato. Mister Anselmo Robbiati, un pareggio che tutto sommato poi alla fine è il risultato giusto. Peccato perché
avete fatto tutto a voi, mi permetto di dire, nel senso che anche il gol subito è stato una disattenzione da parte dei suoi ragazzi a 40 minuti dalla ripresa, dove il campo era diventato veramente quasi impraticabile e soprattutto la stanchezza si faceva vedere. Sì, sicuramente il campo era pesantissimo, infatti tutte e due le squadre alla fine erano stanche, però magari su quel gol con un po' più di attenzione e determinazione potevamo anche evitarlo. Siamo contenti, io soprattutto, perché anche oggi a un certo punto avevamo 5 quote in campo e quindi la soddisfazione di questo percorso con questi ragazzi sta continuando ed è importante e quindi siamo contenti anche di questo fatto. L'inserimento di 5 quote anche forzatamente purtroppo per alcune assenze, ci auguriamo che la pausa possa aiutare a Mencagli, visto che è uscito oggi appunto Dolorante, Mecocci, Pavani, Castellani potrebbe essere anche un pochino più lunga la cosa, ma insomma ci auguriamo che loro possano ritornare presto. Come si dice in questi casi, per noi la sosta viene al momento giusto, ci serve appunto per rinquadrare un po' la situazione degli infortunati, con la speranza che quando ricomincia l'8 aprile il campionato siano tutti a disposizione. Mannelli nell'azione del gol ha fatto veramente un bel lavoro, Anselmo. Sì, Mannelli è un altro giovane interessante che sta crescendo, quest'anno ha fatto una buona stagione, quindi siamo contenti anche del suo rendimento. Ecco, sì, ha trovato una bella palla in profondità per Mencagli e poi quale attaccante che è sotto porta molto valido è riuscito a realizzare. Ruolo un po' diverso, però mi ricorda un po' Anselmo Robbiati, Mannelli, leggermente, anche fisicamente. Sicuramente lui è più bravo anche nel recuperare i palloni, io sì. Forse un po' meno, ecco, e io forse un po' più bravo a fare assist, anche se lui oggi è stato molto bravo, però sicuramente Mannelli è molto bravo a fare tutte e due le fasi, sia di non possesso che di possesso. Playoff che, insomma, fatti dovuti scongiuri ci dovrebbero essere, bisogna arrivare nella miglior posizione per poter giocarsela meglio. Sì, peccato per queste due partite che abbiamo preso due gol sempre alla fine del secondo tempo, che erano importanti secondo me perché potevano farci guadagnare qualche posizione, però siamo sempre lì, continua il nostro obiettivo per arrivare a questi playoff e vediamo quando ricominciamo di ottenere due ottimi risultati che ci possono far arrivare in ottima condizione con tutti i recuperati a fare questi playoff importanti. Siamo rubiati all'inizio stagione, sapeva che questa era una formazione che sulla carta doveva arrivare minimo ai playoff. Anselmo Rubiati, che adesso è in panchina come primo allenatore, crede che questi playoff siano l'obiettivo che giustamente si era prefisso la società, oppure insomma è già un grande successo esserci arrivati ai playoff? Secondo me è un grande successo essere arrivati ai playoff, anche se l'obiettivo iniziale era una salvezza tranquilla e poi dare la possibilità a qualche giovane di esordire, di giocare come stiamo facendo, perché abbiamo fatto esordire anche, non ce lo dimentichiamo, un ragazzo del 2001 in porta, oggi c'avevamo anche un altro portiere del 2002 in panchina, tanti giovani in panchina, quindi il progetto iniziale era quello soprattutto di valorizzare i nostri giovani del nostro settore giovanile e ci stiamo riuscendo molto bene. Mister Benedetti, un pareggio che se lo merita la Baldaccio Bruni per in virtù del gioco che ha fatto soprattutto dopo il gol, poi la sua scelta anche di passare in difesa a 3, se non vado errato, insomma ha fatto sì che la sua formazione cercasse in qualche modo di arrivare al pareggio, che poi è arrivato anche meritatamente. Sì, penso che alla fine sia un risultato giusto per quello che si è visto in campo, una partita difficile soprattutto per le condizioni del campo dove era impossibile giocare palla a terra. E penso che il risultato sia giusto per quello che si è visto. Abbiamo di fronte una squadra ben attrezzata, una squadra forte, una squadra esperta che in alcuni momenti della partita ci ha creato delle difficoltà, ma poi in altri momenti siamo stati bravi noi e abbiamo creato noi i presupposti per fare gol. E a parte i primi minuti del secondo tempo, dove ci siamo fatti un po' sorprendere sul gol subito, la squadra ha fatto una buona partita, ha raggiunto il pari meritatamente e poi ecco, bisogna rivedere alcuni episodi perché alcune decisioni arbitrali sembrano assurde. A un certo punto aveva indicato il rigore su Quadroni e poi
una decisione del segnaline che ha segnalato un fuorigioco che penso sia inesistente, ecco, non, quindi, però ecco, andiamo avanti, un buon risultato contro un'ottima squadra e a noi alla fine va bene così, ecco. La settimana scorsa voi eravate salvi, ora con 38 punti, lo siete ancora di più, le ultime due gare che cosa vorrete ottenere? Andare comunque in campo per ottenere ancora punti possibili? Sì, sì, certo. Certo, noi domenica scorsa abbiamo ottenuto la salvezza matematica, ora in queste ultime due partite, parte oggi, mancano due partite, quindi cercheremo di ottenere il massimo per finire il campionato al meglio, ecco. Un campionato un po' altalenante, abbiamo detto prima di iniziare l'intervista, forse vi aspettavate qualcosa di diverso, ma troppe le mancanze e gli infortuni poi che sono creati durante la stagione. Sì, sicuramente inizialmente gli obiettivi erano altri, poi a stagione in corso sono subentrate delle difficoltà per via di alcuni infortuni, abbiamo perso alcuni giocatori importanti e non sempre nella parte centrale del campionato ho avuto tutti i giocatori a disposizione, ecco, quindi abbiamo dovuto stringere i denti, però alla fine ecco, siamo stati bravi comunque nelle difficoltà a venirne fuori. Aglianese che vince anche quest'oggi, pareggia il Porta Romana, una mezza battuta falsa, ancora perde la forte Juventus, beh insomma questa Aglianese forse è quella che si merita di vincere il campionato? Sì, sì, per ora è quello che dice la classifica, è sicuramente una squadra molto attrezzata, una squadra esperta, una squadra che è quadrata, che subisce poco e ha comunque giocatori davanti che alla minima occasione riescono a far gol, quindi penso che per ora sta vincendo meritatamente. Ecco. Uscito per un problema all'adduttore, cosa è successo? Cosa hai avuto? Sì, ho sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro. Speriamo che non sia nulla di grave, per fortuna ora c'è anche la sosta e speriamo di recuperare in queste due settimane sia io che anche Diego che ha avuto lo stesso problema. Un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto soprattutto dopo il gol da parte della Baldaccio Bruni. Tu sei andato in rete a 60 secondi dall'inizio della ripresa e poi loro insomma l'hanno voluto con tutto loro, se stessi voi siete riusciti con grosse difficoltà ad uscire palla al piede, anche se un'occasione avete avuto importante anche voi. Sì, primo tempo noi, meglio voi, noi bene, abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio che per, o per non bravura o sfortuna non siamo riusciti a segnare, poi è arrivato il gol a inizio secondo tempo, poi loro normali che un po' sono usciti, sono venuti fuori, noi forse ci siamo un po' abbassati, ma come è normale che sia, e alla fine il pareggio tutto sommato giusto forse. Se tutto viene confermato la Sestese ha perso, la Lastrigiana ha vinto, quindi sarà la prossima avversaria, ma si parla tra due settimane, quindi prima rivediamo di recuperare quelli che sono gli acciacchi sia tua che appunto di Diego, poi speriamo anche quello di Pavani, poi Castellani non lo sappiamo se sarà possibile o meno, però intanto sarebbe buono recuperare voi. Sì, che poi ora mancano questi 180 minuti alla fine del campionato, siamo lì a 6 punti dalla terza se non sbaglio, quindi sarebbe una beffa grossa non rientrare nei playoff, però penso che abbiamo tutte le carte in regola e le qualità per riuscire a farcela. Mannelli ha fatto una bella azione per poi darti quel pallone, bellissimo veramente, una bella idea e tu non hai potuto sbagliare in quel caso. Sì, Mannelli è un giocatore che oltre a quantità ha anche qualità, visione di gioco, quindi un bravo Alex.